Nel settembre del 2000, dopo una serie di incontri e di conferenze che avevano coinvolto la società civile, leader internazionali, fu redatta la dichiarazione degli obiettivi del millennio, che aveva l'obiettivo di stabilire un percorso fino al 2015 che portasse al miglioramento della condizione di vita di uomini, donne e bambini nel mondo. Questa dichiarazione conteneva 8 obiettivi che rappresentano ancora oggi un importantissimo elemento di unificazione nella storia mondiale. Dal 2000, anno in cui questi obiettivi sono stati definiti, al 2015 l'aiuto diretto ai paesi in via di sviluppo è cresciuto da 72 a 133 miliardi di dollari. Quali sono questi obiettivi che sono stati redatti nel 2000? Il primo è sradicare la povertà estrema e la fame. Il secondo è rendere universale l'educazione primaria. Il terzo, promuovere l'eguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. Il quarto, ridurre la mortalità infantile. Il quinto, migliorare la salute materna. Il sesto, combattere l'AIDS, la malaria e le altre principali malattie. Il settimo è assicurare la sostenibilità ambientale. E l'ottavo, infine, è sviluppare una partnership globale per lo sviluppo. Save the Children si è impegnata in particolare al raggiungimento di 4 di questi 8 obiettivi. Il primo era l'obiettivo di sradicare la povertà estrema e la fame. Bisognava dimezzare tra il 1990 e il 2015 la percentuale di persone il cui reddito è inferiore a $1,25 al giorno. E bisognava anche provare a dimezzare la percentuale di persone nel mondo che soffrono la fame. In parte questi obiettivi sono stati raggiunti. Nel 2010 si è passati da 2 miliardi di persone che vivevano in condizioni di estrema povertà a 1 miliardo e 3. Il secondo obiettivo è rendere universale l'educazione primaria, quindi assicurare che ovunque, entro il 2015, i bambini possano portare a termine un ciclo completo di istruzione primaria. Oggi il 90% dei bambini per fortuna va a scuola, purtroppo però ancora 60 milioni di bambini non hanno accesso all'educazione. Save the Children inoltre lavora per raggiungere l'obiettivo di ridurre dei 2/3 la mortalità infantile. Nonostante la mortalità infantile sotto i 5 anni nel 2011 sia passata da 7,6 milioni a 6,9 milioni, purtroppo muore ancora un bambino ogni 5 secondi. Un altro obiettivo di Save the Children è migliorare la salute materna, in particolare ridurre di 3/4 il tasso di mortalità materna. Nei paesi del sud del mondo il tasso è ancora molto alto e una donna su 31 muore durante la gravidanza o il parto. Lo scopo di un considerevole e tangibile miglioramento della vita di uomini, donne e bambini in tutto il mondo è stato quasi raggiunto. Ovviamente c'è ancora tanto da fare e per questo motivo Save the Children ha deciso di individuare altri obiettivi che possano guidare il lavoro della nostra organizzazione fino al 2030, per poter riuscire a completare quello che gli obiettivi del millennio non sono ancora riusciti a raggiungere.